Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come fare. Oggi parliamo dei fondi borsa e dei piedini disponibili sul sito Tessiland. I piedini ce ne sono di tantissimi tipi, varie coloriture e soprattutto varie grandezze, come anche i fondi senza i piedini applicati. Perché ci sono appunto tutte queste varie misure, colori e quant'altro? Sempre per personalizzare al massimo la vostra borsa. Ma vediamo nello specifico, quando abbiamo un fondo senza piedini, come poter applicare appunto i nostri piedini. La prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo sapere la galvanica necessaria. Allora, noi abbiamo in questo caso le galvaniche argento, le galvaniche in oro, le metto così si vede meglio, poi ci sono le varie galvaniche che sono bronzo e canna di fucile. Nel momento in cui abbiamo deciso come fare la nostra borsa, quindi quale manico utilizzare o quale chiusura utilizzare in base alla galvanica che più ci interessa, ora dobbiamo capire anche la misura. Per i fondi 30, quindi sono quelli abbastanza lunghi come in questo caso, si sceglierà sempre un piedino di un diametro maggiore come in questo caso. Se per caso invece volessimo utilizzare un fondo più piccolino, giustamente è sempre più apprezzabile un piedino che sia un poco più, diciamo, pulito, usiamo questo termine. Allora, adesso vediamo subito come forare il nostro fondo e dove applicare il nostro piedino. Per fare questo noi abbiamo bisogno di una perforatrice, una semplice perforatrice come quella che si utilizza per fare i fori nelle varie cinte. Qui ci sono delle varie matrici di varie grandezze che noi applichiamo in base al piedino, cioè quindi basterebbe fare una semplice cosa: prendiamo il piede cioè le due alette del nostro piedino e vediamo se inserendole all'interno di una di queste il piedino sta bene. Noi abbiamo misurato che su questo ad esempio ci va bene, su quest'altro è un po' più duro, quindi noi gireremo semplicemente il nostro attrezzo sulla matrice corretta, ma prima di fare questo andiamo a bucare il nostro fondo. Io vi ricordo sempre che quando volete applicare i piedini sui fondi, fatelo prima della lavorazione, non dopo, perché davvero davvero dopo diventa difficile. Allora, abbiamo bisogno di un marker, che sarebbe semplicemente una penna, la misura che prendiamo, un righellino, va bene anche il metro. La parte importante è che dal punto dove inizia la parte dritta e rotondo, quindi da questa punta qua, noi ci sposteremo di 2 centimetri e facciamo il nostro segno. La stessa cosa facciamo dall'altro lato, quindi prendiamo da qui che inizia il nostro punto e segniamo 2. La stessa cosa faremo nella parte bassa, eccolo qua, segniamo 2 e tiriamo semplicemente una linea in questo modo. Dopodiché, arrivati a questo punto, abbiamo una linea che va giustamente retta attraverso il nostro fondo, segniamo ancora da qua, segniamo 2 centimetri. Quindi ricordatevi sempre i 2, 2 e 2. Giriamo di qui e facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Quindi avremo questi 4 segnettini. Questi 4 segnettini saranno i segnettini dove noi dovremo andare a punzonare e perforare. Quindi abbiamo deciso che i nostri piedini utili sono di colore argento, eccoli qui,
e andiamo a perforare. Quando perforiamo mettiamo sempre la parte bassa, cioè quindi la parte dove non viene poi tagliato, la parte più ampia, sulla parte pulita di dietro. Prendiamo, apriamo la nostra macchina in questo modo e perforiamo. Giriamo e tiriamo su. Perfetto. In questo modo. Perforiamo anche da quest'altro lato. In questo modo. L'abbiamo comunque tagliato, rimane, ma noi l'abbiamo tagliato. Perforiamo anche di qua. E perforiamo anche qua. Perfetto. Ora non ci resta che mettere i nostri piedini. Diamo una piccola leggera pressione in questo modo e allarghiamo le nostre alette. Facciamo in modo che le alette vadano sui lati dove non ci andrà il nostro lavoro. In questo modo qua. Perforiamo. Giriamo la nostra aletta, apriamo e facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato. Allora, il nostro fondo adesso si presenta in questa maniera, nella parte di sotto, qui dopo verrà tutta la lavorazione, questa è la parte interna della borsa e questa è la parte esterna della nostra borsa. Il piedino è molto importante perché vi fa in modo che il fondo non si rovini, quindi la necessità del piedino nelle borse è una cosa molto molto importante. Benissimo, anche questa volta è finito e io vi ricordo sempre di azionare la campanella, di mettere un like e sicuramente ci vediamo al prossimo. Ciao!